Prenderanno il via il prossimo 1 novembre e dureranno sino alla fine del mese le cartoniadi, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco in collaborazione con la provincia di Napoli, durante il quale 7 comuni del napoletano si contenderanno il titolo di campione del riciclo. La gara coinvolgerà i circa 400.000 abitanti dei comuni di Acerra, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata, che per tutto novembre gareggeranno contro se stessi per migliorare i propri risultati di raccolta differenziata di carta e cartone in quantità e qualità. Assessore Galindo, al via le cartoniadi. La provincia è impegnata in questa battaglia per il riciclo, 7 comuni saranno coinvolti in questa manifestazione. Ci dice innanzitutto il senso del riciclo? Lei ha messo il dito proprio nella parte cruciale di quello che è il problema della raccolta differenziata, ha utilizzato il termine riciclo. Io mi rendo conto che effettivamente noi sappiamo riciclare a livello della pubblica amministrazione soltanto i discorsi, perché il riciclo in realtà noi non lo facciamo in Regione Campania e tantomeno in provincia di Napoli. Abbiamo raggiunto dei buoni livelli di raccolta differenziata, abbiamo ieri premiato delle comunità che hanno raggiunto il 65 e anche il 70% di raccolta differenziata. Purtroppo sono valori che non premiano il singolo cittadino di quelle comunità, perché non c'è un ritorno immediato in termini anche di vantaggi economici e occupazionali di quanto quei cittadini si sforzano per produrre dei rifiuti separati per singoli segmenti e anche di grossa qualità, perché qualsiasi segmento di questo rifiuto non viene poi trattato con il principio di prossimità. La raccolta differenziata ha motivo di esistere solo se noi riusciamo a raggiungere l'obiettivo, anche previsto dalla normativa europea, del chilometro zero. I quantitativi raccolti saranno monitorati presso le piattaforme di conferimento e il comune, che al termine del mese di gara avrà totalizzato l'incremento percentuale maggiore rispetto a se stesso, quindi non rispetto agli altri comuni in gara, si aggiudicherà il premio. Questa edizione è un'esperienza nuova, mettere in gara più comuni, tra l'altro anche partirà tra poco, tra qualche giorno, anche la cartoniera in Puglia, quindi è un'esperienza nuova che sicuramente replicheremo, perché riteniamo che dia dei risultati territoriali interessanti. Quale sarà il premio che riceverà il comune vincitore? Riceverà un premio in denaro, 30.000 euro da spendere in un'opera di pubblica utilità. Sindaco, già avete pensato all'opera di pubblica utilità che si potrebbe fare qualora vincesse il comune di Casalnuovo vincesse i 30.000 euro del premio delle cartoniadi? Sì, abbiamo immaginato di finanziare la localizzazione di giostrine per bambini e ragazzi nelle scuole e in alcune piazze, e questo per un motivo, perché noi ci troviamo a partecipare alle cartoniadi perché siamo già un comune virtuoso soprattutto per questo tipo di rifiuto, e il risultato raggiunto fino ad oggi è stato tale soprattutto perché hanno collaborato fortemente le scuole.